Allora, quindi definiamo che cosa è un titolo, quindi. Titolo sta ad indicare la ragione giustificatrice, la base giuridica di una determinata situazione. Per esempio, si dice che il titolo per l'acquisto di un certo bene può essere un contratto di compravendita. Molto spesso, anzi, si usa il termine titolo proprio per indicare il contratto o l'atto d'acquisto. Titolo di credito, documento nel quale è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore, legittimandosi in base alla legge di circolazione del titolo, la cambiale. La funzione dei titoli di credito è quella di rendere più celere e sicuro il trasferimento del credito, in quanto quest'ultimo viene ceduto attraverso il trasferimento del documento che lo incorpora, come la moneta, la cambiale. La moneta quando era a corso Al portatore. d'oro, di scambio con l'oro. Quindi i titoli possono classificarsi in base al rapporto sottostante che ha portato alla loro creazione in titoli causali, nei quali è indicato il rapporto sottostante l'emissione del titolo, sono titoli causali, l'azione e l'obbligazione di società, la fede di credito, i titoli rappresentativi di merce, i titoli astratti in cui invece il rapporto sottostante non è enunciato ed è perciò irrilevante nei confronti di terzi possessori in buona fede di essi. Sono titoli astratti la cambiale e l'assegno circolare. Inoltre, i titoli si distinguono anche in base al loro regime di circolazione, vabbè, eccetera, eccetera, non sto a dire il Ma resto. questo loro però possono leggerselo anche. Aspetta, definizione quindi, a seguito di tutte queste cose che abbiamo detto, quindi documento, atto, titolo, definizione di moneta e titolo al portatore. Che cosa dice il codice civile? L'obbligazione è il rapporto fra due parti in virtù del quale uno di essi, debitore acquirente, è tenuta ad effettuare una determinata prestazione a favore dell'altra, creditore cedente. L'obbligazione quindi può definirsi come un vincolo giuridico caratterizzato da debito, il dovere di adempiere all'obbligazione, il debito, e responsabilità su questo debito. La prestazione oggetto dell'obbligazione può consistere in un fare, non fare o dare. Tale prestazione, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice Civile, deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore, il cedente del nostro caso. E l'interesse in questo caso consiste nella certezza, fiducia che anche l'altro in futuro accetterà pagamenti dello stesso tipo di titoli. Questa è la convenzione che si stabilisce. Nello specifico, visto che dal 71 la moneta non è più convertibile in oro e quindi essa non è più il valore, ma solo una convenzione, l'impegno e l'obbligazione che l'acquirente debitore si assume nei confronti del cedente creditore nel momento della negoziazione scambio e nel passaggio della carta moneta, i titoli che abbiamo detto, si manifesta proprio nella conferma sottintesa, ma chiaramente espressa nella stessa azione, che in un momento futuro anche egli, l'acquirente attuale, sarà pronto a fare la stessa cosa, cioè ad accettare carta moneta titolo che il cedente creditore attualmente sta attuando. Ma se con l'avvento dell'euro, non essendo più neppure un titolo, l'euro, in quanto non contiene nessun impegno né obbligazione né da parte dello Stato di emissione né della BCE né della Banca d'Italia, né meno che mai da parte del Ministro del Tesoro, del Governatore, del Cassiere e chiunque, ma invece ricorderete esistevano sulle vecchie lire e quindi la moneta ha perso tutte le caratteristiche e la qualità del titolo apportatore. Non so se mi hai seguito, poi tanto ne do Sì, una sì, gloria. sì, sì, sì. E se alla cosiddetta moneta euro, che non è un titolo, rimarchiamolo bene, quindi l'unica vera valenza rimasta è l'impegno, obbligazione convenzionale e forzoso, ricordiamolo bene, ad accettare in futuro a propria volta un pagamento da parte di qualcun altro acquirente debitore.
Perché quindi non utilizzare direttamente dei titoli veri, legali, legittimi, costituzionali, che siano per loro natura espressamente determinata agli impegni futuri, e cioè le cambiali sociali? Andiamo ancora avanti. La moneta è il negozio giuridico. Abbiamo quasi finito, eh? Allora, premesso che il negozio giuridico è effetto solo su entrambi, se entrambi i negozianti sono negoziatori sono in buona fede, entrambi le parti devono mantenere fede agli impegni presi ed adempierli pedissequamente e completamente. È premesso che prima di Bretton Woods questo era senz'altro vero, in quanto la moneta aveva molte valenze, prima fra tutte il valore aureo della quota parte dei depositi oro nei forzieri della banca centrale, e nulla da eccepire anche sotto i vari altri profili giuridici, fra cui anche l'onere personale ed individuale della contribuzione alla fiscalità generale per garantire il funzionamento dell'apparato del servizio dello Stato, perché allora aveva un senso. A partire poi dalla fase post Bretton Woods invece si evidenzia palesemente la volontà truffaldina dei negoziatori aventi la gestione monopolistica della stampa della banconota, moneta e i loro sodali. Se da una parte il prestatore d'opera, di servizio, di beni concede nell'operazione di transazione negoziale un valore reale, il frigorifero abbiamo visto, o quello che sia, pomodori, corrispondente della sua prestazione merce e bene, viceversa la parte contrapposta dispone solo di un foglio di carta senza alcun corrispettivo, se non il corso forzoso e l'assoluta carenza di titolo, scusate il gioco di parole, in quanto la moneta euro è solo e soltanto un pezzo di carta stampato e non un titolo al portatore, come lo era la lira prima. Questo significa che il negozio giuridico non è fecondo, maturo, fiducioso, completo e quindi non è valido. Qualunque tipo di transazione che è stata fatta da quando è entrata nell'euro è falsa, è illegale e se uno si mette a dimostrarlo può mandare a puttane qualunque tipo di trattazione. Allora... Insomma, la moneta euro è una pura truffa. Vediamo assieme, gradino per gradino, tutta la ratio. Titolo. Sta ad indicare la ragione giustificatrice, la base giuridica di una determinata situazione. Per esempio, si dice che il titolo per l'acquisto di un certo bene può essere un contratto di compravendita, come abbiamo visto. Molto spesso, anzi, si usa il termine titolo proprio per indicare il contratto e l'atto d'acquisto. Titolo di credito, sempre come abbiamo visto, qui sto riassumendo, ovviamente, documento nel quale è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore, legittimandosi in base alla legge di circolazione dello stesso articolo, dello stesso articoli 1992 e successivi del Codice Civile. La funzione dei titoli di credito è quella di rendere più celere e più sicuro il trasferimento del credito, in quanto quest'ultimo viene ceduto attraverso il trasferimento del documento che l'incorpora. I titoli di credito possono classificarsi in base al rapporto sottostante che ha determinato la loro creazione in titoli causali, come abbiamo visto, titoli di fede, titoli di rappresentativi di merce, titoli astratti, che abbiamo visto sono le cambiali, eccetera, eccetera, e l'assegno. Titoli nominativi, titolo all'ordine, titolo al portatore. Ecco, il titolo al portatore non intestato da alcun titolare, come ad esempio la cambiale sociale o la moneta. È un titolo al portatore, era un titolo al portatore anche la moneta, la lira, ma non era intestata a nessuno, come anche la cambiale può essere intestata a me medesimo, che può essere chiunque, no? O nessuno, che è la stessa identificazione. E quindi titoli all'ordine, eccetera, titoli al portatore, come abbiamo visto, e poi anche titoli esecutivi, certo, titoli esigibili, eccetera. La moneta. Bene comunemente accettato come unità di misura del valore, mezzo di scambio e di pagamento, ed altre cose che tralascio per brevità. In teoria la funzione di intermediario degli scambi potrebbe essere svolta da una qualunque merce convenzionalmente accettata da tutti, no? La moneta è appunto accettata per convenzione da tutti gli operatori del sistema economico. In pratica la moneta deve possedere alcune caratteristiche che la rendono atta a svolgere la funzione: facile trasferibilità, conservabilità, divisibilità, stabilità di valore, omogeneità. Anche se i beni che posseggono questi requisiti in misura maggiore sono l'oro e l'argento, la cosiddetta moneta merce, in tutti i sistemi economici contemporanei i metalli preziosi sono sostituibili dalla carta moneta,
costituita da foglietti di carta speciale filigranata sui quali sono stampate in particolare diciture e figure aventi lo scopo di certificare il valore monetario ed evitarne l'eventuale falsificazione. L'utilizzo della moneta merce infatti presenta l'inconveniente di chiedere ingenti risorse per la produzione. Occorre estrarre il metallo prezioso, lavorarlo, questo quando una volta c'era la convertibilità, ma soprattutto niente assicura che l'offerta di moneta merce segua lo sviluppo dell'attività economica, il che potrebbe essere, come è successo, facilmente fattibile. Considerata nei suoi diversi aspetti, la moneta può assumere diverse funzioni a seconda dell'importanza che essa viene attribuita dall'individuo che la detiene. Come intermediaria degli scambi costituisce una terza merce da utilizzare nello scambio tra due diverse merci, e dunque un bene generico, e quindi è un baratto in realtà, come diceva giustamente Enrico, accettato da entrambe le parti, da utilizzare nello scambio di due beni particolari, eliminando le difficoltà che potrebbero sorgere dalle varie necessità degli individui. Come unità di misura permette la comparazione del valore di due beni attraverso la determinazione del loro prezzo espresso in unità monetarie. Questa funzione consente di eliminare gli inconvenienti che sorgono nella determinazione del rapporto di scambio tra due beni, tipici di un'economia di baratto, perché se sono due è un baratto, con il terzo elemento che è la moneta diventa un atto di negozio giuridico. Si noti che questa funzione di unità di conto può essere assolta anche da monete che non esistono fisicamente, tipo l'euro per esempio, non era coniato ma rappresentava l'unità di conto all'interno dello SME, oppure come fondo di valore può essere accumulata nel tempo e quindi costituire un fondo di ricchezza per l'operatore. La moneta legale, insomma, non entro nel dettaglio perché veramente se no è troppo, ma vabbè, la leggiamo. Se ci sono altre cose, qualcosa c'è. Puoi saltare, moneta legale, a cui si è legati per legge ad accettare il pagamento dei beni venduti. Non sempre la moneta legale presuppone un sistema monetario a corso forzoso, come attualmente è per l'euro. Quando nel corso del XV secolo le autorità governative attribuirono la natura di moneta legale ai biglietti emessi dagli istituti di emissione, fu prevista per il possessore di chiederne la conversione in oro o in argento, e se vi ricordate anche con la lira vigeva questa norma. Banconota è la moneta cartacea emessa dalla banca centrale. La banconota a corso legale, cioè è pagabile a vista e al portatore, essa differenzia dal biglietto di Stato che è emesso direttamente dal Ministero del Tesoro. Corso, definito anche quotazione, è il prezzo unitario attribuito durante una contrattazione ufficiale ad un titolo o ad una merce. Corso forzoso è di una moneta per la quale non sussiste l'obbligo dell'istituto di emissione di convertire la moneta stessa in oro o in altra moneta convertibile. Ce l'hai, te la tieni, se vuoi te scaldi le mani quando fa freddo. E quindi questa moneta a corso forzoso non è un titolo, perché un titolo invece è scambiabile, sempre, convertibile in qualche altra cosa. Se ce ne fosse avuto bisogno della riprova, questa è la riprova. L'euro non è convertibile in niente e quindi non è un titolo, oltre ad altri motivi per cui non è un titolo. La moneta da vari secoli è stata, fino a qualche decennio fa, mutata principalmente in banconote per vari motivi e soprattutto per ragioni di maneggevolezza e praticità varie. La banconota, tra le altre virtù, aveva il pregio di essere un titolo. Firma, importo, luogo di pagamento, emissione, numero di serie, eccetera, eccetera, eccetera. In particolare era a tutti gli effetti un titolo al portatore, di cui conteneva tutti gli elementi, tant'è che se ci si recava alla Banca d'Italia con una mazzetta di banconote in lire e si richiedeva la conversione in oro, la si otteneva in quanto portatori di un titolo. A testimonianza ulteriore di questa lapalissiana e incontrovertibile evidenza è il fatto che l'euro, per avere un qualche titolo ed una qualche identità e parvenza giuridica di un qualche genere, e avere quindi diritto, fra virgolette, e non essere replicato da altri, ed a non essere falsificato, qualcuno mi dovrebbe spiegare come si fa a falsificare un falso, ha dovuto ricorrere all'espediente della registrazione del copyright con l'imposizione del C del marchio del copyright registrato, il che è dimostrazione di pura follia,
di manifesta dichiarazione di prevaricazione usuraria di diritti che altrimenti normalmente spetterebbero ad altri, anche perché i signori banchieri ci dovrebbero chiedere di dimostrare come, chi e quando li ha utilizzati ad obbligarci a sostituire le monete che erano nostre e che racchiudevano in sé tutta la caratteristica del titolo che viceversa contiene tutte le del titolo che abbiamo viste, le caratteristiche del titolo, le precipue del titolo, per sostituirceli con dei pezzi di carta che non sono più nostri, che ci indebitano voracemente sempre più e che viceversa contengono in sé tutti gli elementi per determinare la invalidità del negozio giuridico, di fatto ponendo fuori dalla legge tutte le operazioni di transazioni effettuate in euro nel corso degli anni, cosa da me ampiamente denunciata a varie procure della Repubblica nel corso degli anni e di cui la magistratura, a quel che mi risulta, non ha tenuto finora in alcun conto. Enormemente più valida, legittima, reale e legale quindi la cambiale sociale, che contiene tutte le caratteristiche tipiche del titolo, pure se atipico, in quanto tutti noi abbiamo deciso e scelto di non bancarlo mai, di renderlo deperibile, di rinnovarne solo il valore terminale relativo al 48esimo mese per non lasciare l'ultimo possessore col cerino acceso in mano. E quindi viva la cambiale, viva la legalità. Ecco, questo era, diciamo, in estrema sintesi, pure se è una rottura di palle notevole, perché...